Ragazzi, vi lascio 5 secondi per lasciare un like su questo video, ragazzi. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Let's go. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio di Train Simulator. Ragazzi, siamo con la quinta parte di questo viaggio, ragazzi, da Milano a Bologna Centrale. Quindi ragazzi, quindi siamo a Reggio Emilia. Nello scorso episodio, ragazzi, siamo arrivati a Reggio Emilia alle ore 21:53, quindi con partenza alle 21:54, ragazzi. Quindi tra 55 secondi dovremmo ripartire. Io intanto mi sistemo il treno, perché tra pochi secondi, ragazzi, avremo il fischio del capotreno che ci darà ovviamente il via libera per partire. Allora, marcia avanti, mi preparo. Attualmente, ragazzi, stiamo facendo salire i passeggeri, quindi mancano 33 secondi dove appunto abbiamo il via libera per partire verso Modena. Raga, prossima stazione Modena, ok? Poi, raga, dovrebbe essere Modena-Bologna come ultimo tragitto. Quindi, ragazzi, dovrebbe uscire un altro episodio, sarebbe l'ultimo, il prossimo dopo questo qua. Se non riesco, ragazzi, in questo qui a concludervi questo viaggio, ovviamente ci sarà appunto un prossimo episodio dove vi farà vedere il finale del nostro viaggio. Allora, ragazzi, salita passeggeri completata in 7 secondi. Stiamo partendo, raga, preparatevi, eh. Siamo per partire adesso, sentiamo che fischia il capotreno. Ok, possiamo partire. Vai. Puoi partire? Vai, ragazzi, spostiamo. Vai. Allora, abbiamo un limite di velocità, ragazzi, di 140 km/h, quindi adesso acceleriamo il nostro bellissimo treno. Per il momento non abbiamo nessun tipo di intoppo, raga, possiamo ovviamente andare. Allora, ho messo l'acceleratore al 50%. Adesso andremo a vedere un attimino. Allora, vediamo la prossima stazione, ragazzi. Sarebbe ok, Modena, raga, eh. Raga, mancano. Allora, sì, raga, c'è Modena e poi dopo Modena Bologna Centrale, l'ultima, raga, siamo arrivati, eh. Quindi abbiamo 25 km per arrivare a Modena, ragazzi. Quindi da Reggio Emilia a Modena sono 25 km. Quindi, raga, poco e niente, poco e niente. Può darsi pure che riesco a concludervi tutto il viaggio in questa unica parte, raga. Adesso vediamo un attimino, dipende da quanto poi è lungo il tragitto da Modena a Bologna, perché non mi ricordo sinceramente. Vi ricordo, raga, che è come nella realtà, eh. Ok. Allora, sento il volume troppo basso, vediamo. Ok, no, bene. Ok, raga, siamo a 72 km/h, quindi il limite è di 140, quindi possiamo ancora andare tranquillamente. Io accelero ancora un poco. Portiamo al 60%, va. Oh, abbiamo un limite di 180, ragazzi, quindi possiamo accelerare a massimo, raga. Quindi andiamo. Ok, 100% ragazzi, l'acceleratore, quindi abbiamo via libera, quindi abbiamo un 180 km. E vi ricordo che sta per arrivare anche un 200 km/h, ragazzi, eh. Se voi lo vedete sul track monitor, ragazzi, quindi cioè, vedete che c'è un 200 km che sta per arrivare. Quindi siamo ancora a 120, possiamo. Raga, abbiamo un treno in croce. Che cosa sarebbe, raga? Un altro. Una 464, raga. È un regionale, raga. Era un treno regionale. Ok, facciamo così. È più bello di qua, raga, perché c'è più visuale da guardare. Poi, ovviamente, ragazzi, abbiamo anche la cabina interna. Oh, accendiamo le luci, raga. Si accendevano le luci. Ok, così. Così. Ok, raga, luci accese perché erano spente. Non le avevo ancora accese. Poi abbiamo, ragazzi, con la L. Ok, si spegne la cabina, ragazzi. Luci cabina interne con la L, con il tasto L, ma si può anche accendere e spegnere, ragazzi, quindi. Ragazzi, siamo a 175 di velocità, quindi il limite è 200, raga. Non dobbiamo superare i 200, eh. Non dovrebbe arrivare a 200 questo treno, ragazzi. Non mi ricordo se arriva o meno, però dovremmo stare molto molto attenti.
Ok, io direi, ragazzi, di togliere un po' l'acceleratore perché siamo già a 190 km. Io togliere, raga, lo toglierei del tutto, così magari iniziamo a rallentare un pochettino da solo. Perché non si sa mai, ragazzi, arriva qualche segnale all'improvviso, qualche giallo, qualche arancione che dovremmo frenare bruscamente. Quindi almeno abbiamo ridotto un po' la velocità senza acceleratore. Ok, siamo a... raga, mancano 18 km, e arriviamo a, Modena, sì, dico bene, a Modena. Dovremmo arrivare a Modena, ragazzi, intorno alle 22.08. Quindi esattamente fra 10 minuti, ragazzi. E dovremmo ripartire alle 22.10. 2 minuti di fermata in stazione per far salire e scendere i passeggeri. Ok, vedete, ragazzi, che sta per arrivare un altro 180. Un 180, ragazzi, quindi... siamo giunti a termine, ragazzi, in questo viaggio, il Milano-Bologna. Quindi, raga, vi ricordo che sul canale, ragazzi, avete ancora un altro viaggio che sto portando da Battipaglia Potenza Taranto. Mi sa che sto facendo, ragazzi, il Basilicata e la Puglia. Ma, raga, ho visto un po' di commenti da tutti quanti voi che mi state lasciando sotto nei video, che mi state consigliando di portare, ragazzi, tantissimi viaggi con tantissimi treni diversi. Quindi, ragazzi, io ci tengo a dirvi che pian piano vi porterò tutto quanto, raga. Mi raccomando, raga, l'importante è che mi supportate la serie con un bel like, tutti quanti, raga. Mi raccomando, spaccate i like per questa serie, perché, ragazzi, se vedo il vostro supporto, io vi porterò tantissimi viaggi, raga, diversi, Allora, 180, raga, sta per arrivare. Adesso noi siamo a 150 km orari, quindi siamo perfettamente nei limiti. Ok, mancano 15 km, ragazzi, ancora, comunque c'è ancora un po' di tempo. E poi iniziamo a frenare un pochettino, perché dovremmo iniziare anche a... appunto, raga, ad entrare in stazione a Modena. Qui abbiamo l'Agip, raga, sulla nostra destra. Ok, 180, ragazzi, già scattato, quindi siamo a 143 km orari. Quindi siamo perfettamente nei limiti. Peccato, ragazzi, che non abbiamo il clacson in questo treno, perché c'è un errore di... Dove siamo, ragazzi? Siamo a... Raga, non si leggono i segnali. Rubier, ma non so come si chiama la città, ragazzi. Se qualcuno di questa zona me lo dice, me lo dite nei commenti che stazione è questa qui, ragazzi. Raga, sono buggati i cartelli, quindi a volte alcuni escono per... con il nome completi e alcuni incompleti. Comunque, raga, io leggo Rubier e poi c'è tagliato e non riesco a vederci. Ok, finestrino destro, finestrino sinistro. Allora, raga, 12 km ancora mancano. Io potrei direi di accelerare ancora un pochettino, raga, visto che stiamo abbassando, siamo a 120 km orari, quindi possiamo ancora spingere un pochettino, raga. Diamo l'ultimo colpettino. Ok, 140. Non credo, comunque, ragazzi, di riuscirci a farvi terminare, cioè a terminare tutta quanta il viaggio in questo unico episodio, ragazzi. Ma sicuramente questo sarà il penultimo. E poi, raga, uscirà subito dopo qualche giorno il prossimo episodio, che sarebbe l'ultimo, raga, il finale del viaggio. Se lo volete, ragazzi, se lo volete subito il prossimo episodio, cioè sarebbe il viaggio finale, ragazzi, da Modena a Bologna. Mi raccomando, raga, tutti quanti un bel like, raga. Se questo video arriva subito a... almeno, dico, 100 like per fino a mezzanotte, ovviamente, ragazzi, io domani, dopodomani, vi faccio uscire già l'altro episodio, il finale del viaggio. Allora, deceleriamo. Iniziamo a decelerare, raga, tutto quanto. Quindi togliamo l'acceleratore, portiamola a zero, portiamo la cloche a zero. Ok, 8 km mancano, ragazzi, ci siamo a Modena. Siamo arrivati a Modena, raga.
Vai, 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 vai. Ci siamo quasi, ragazzi. 8 km all'arrivo a Modena. Poi ultimo tratto, ultimo pezzo di viaggio, ragazzi, da Modena a Bologna. E siamo arrivo al nostro... concludiamo il nostro viaggio. Allora, io darei, ragazzi, un colpo di freno. Ok, apriamo un po' il freno, apriamo. Iniziamo a rallentare, ragazzi, perché non è facile poi, ragazzi, frenarlo del tutto quando proprio siamo arrivati in stazione. Quindi, ragazzi, io mi faccio sempre così. Quindi freno un pochettino un po' prima, ragazzi. Inizio a gestirmi un attimo tra l'arrivo col freno. Mi spiego. Quindi oh, intanto, ragazzi, vediamo un 150, eh. Abbiamo un 150, ragazzi, vedete? Abbiamo un 150 che sta arrivando. Quindi io intanto ho messo il freno a 5%, raga, quindi così pian piano ci avviciniamo sempre più in stazione e siamo sicuri che fermiamo, che ce la facciamo a frenare, insomma, in tempo, va. Abbiamo anche un giallo, raga, in arrivo, eh. Se voi vedete sul track monitor, sul monitor linea, abbiamo un giallo anche dopo il 150, dopo il verde. Aumento un po' ancora l'acceleratore, il freno, scusate, lo porto a 10%. Mancano 4 km, 8 km, raga. Il rosso, ragazzi, abbiamo già il rosso, perché siamo alla stazione. Ok, raga, freniamo un po' di più. Portiamo il freno al 50%, così lo freniamo. Ok, 114. Perché, raga, bisogna calcolare anche il tempo di, appunto, di frenata, altrimenti rischiate di oltrepassare la stazione. Uscite fuori, ragazzi, quindi poi potrebbe finire l'attività, perché vi dà errore, perché purtroppo non avete rispettato, appunto, le regole del viaggio. Ok, 100 km, ragazzi, siamo, stiamo frenando. Dovremmo farcela comunque. Ok. Dovremmo farcela. Ok, raga, siamo quasi per arrivare a Modena, eh. Mancano pochissimi chilometri, ragazzi, 2 km ed entriamo in stazione. Allora, io intanto, raga, ho preso il... ho messo un po' di freno al treno, così arriviamo belli belli tranquilli, raga, a velocità giusta. Senza, raga, dobbiamo stare attenti a non oltrepassare ovviamente la stazione, raga, perché sennò altrimenti scatta in emergenza. Quindi, raga, poi finisce l'attività, quindi ci si va in blocco l'attività e si deve iniziare da capo. Quindi, raga, attenti quando arrivate in stazione. Ovviamente, raga, dovete cercare sempre di frenare un po' prima e di cercare di stabilire il tempo con l'arrivo, con la frenata. Non so se mi sono spiegato, raga. Allora, siamo intanto in 50 km/h come velocità, quindi, raga, tranquillamente siamo a posto. Ok. 1,8 km e siamo in stazione. Siamo in arrivo a Modena, ragazzi. Chi è di Modena, raga, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Oppure di questi paraggi, ovviamente, in queste zone. Allora, fatemi togliere un po' di freno, così facciamo la gara. Nel frattempo facciamo ricaricare i compressori per poterlo poi rimettere dopo, così, ragazzi, c'è più aria, più freno. Ok, tanto il treno, raga, continuerà sempre a frenarsi da solo per inerzia, quindi... ok, ecco qui. Ci avviciniamo a Modena. Andiamo da questa parte, abbiamo più visibilità. La stazione dovrebbe essere dopo la curva, eh. Ok. E qua. Ragazzi, ora vediamo quanti chilometri sono da Modena a Bologna. Tanto ce lo fa vedere appena entriamo in stazione, quindi, raga, vediamo un attimino. Anzi, già riesco a vederlo
dalla prossima stazione sotto. Quindi, raga, vedo già gli orari. Se noi arriviamo quindi a Modena 22.010 di partenza, dovremmo arrivare alle 22.35 a Bologna, raga. Quindi sono, raga, 25 minuti di viaggio, quindi, raga, non credo che riusciremo. Perché, raga, io cerco sempre di non tagliarvi le parti, raga, perché è inutile che vi taglio le parti e poi magari non guardate i paesaggi, non guardate nulla. Quindi preferisco anzi portarvelo per com'è, ragazzi, il viaggio, eh. Non magari come alcuni che tagliano tantissime parti, quindi, raga, da Modena magari dopo 2 minuti, cioè, vi fa trovare già a Bologna, raga. Quindi io voglio portarvi tutto quanto quello che dura realmente, capito, raga? Quindi... Ok, siamo in stazione, ragazzi, a 27 km orari, quindi dovremmo riuscire a frenarci proprio in tempo, in tempo, in tempo, in tempo. Dovremmo riuscirci a frenare in tempo, in tempo, in tempo. Allora, Modena, terzo binario siamo, ragazzi, eh. Stiamo arrivando a terzo binario a Modena. Allora, ok, io inizierei anche a mettere un po' di freno, raga. Mettiamone 30%, tanto dovremmo farcela, eh. Ok. metri mancano, raga, quindi mettiamo un po' di freno in più, non si sa mai. Ok. Ci siamo, raga. Dovete cercare, ragazzi, di non superare oltre la banchina, cioè il marciapiede, non, cioè, non dovete uscire fuori stazione, raga, ovviamente. Sentite, ragazzi, il rumore del freno quando si sta per frenare. Quindi adesso lo facciamo scorrere fino... Lo blocchiamo proprio, ragazzi, sotto il segnale, proprio esatto. Quindi sotto lo stop proprio. Ok, dai, raga. 73 metri mancano. Mi voglio cercare di fermare proprio a 0 metri, ragazzi. A 0, proprio puntuale, preciso. Se ci riusciamo, eh. Ok. Così. Mettiamo così. 27, 26. 19, 18, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vai, freniamo, raga. Ok. Ok, ragazzi, perfetto. Arrivo a Modena. Oh là. Ci siamo, ragazzi. Ok, perfetto, ragazzuoli. Allora, raga, io direi di salvare subito questa partita, cioè questo viaggio, ovviamente, questo tratto. Dove sta? Salviamo. Salvo il gioco. Ok. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio può terminare qui. Ragazzi, mancherebbe l'ultima parte che ve la porterò, ragazzi, molto presto, anche forse domani, dopodomani mi metterò a registrarle subito, ragazzi, la parte. Mi raccomando, ragazzuoli, se la volete subito vedere la finale, l'arrivo a Bologna Centrale, raga, mi raccomando, tutti quanti spolliciate con un bel like. Arriviamo subito a 100 like, ragazzi, entro la mezzanotte di stasera, perché domani, ragazzi, se arriviamo a 100 like, vi registrerò subito la finale e ve la caricherò subito domani anche sul canale, ragazzi. Ragazzi, detto questo, mi raccomando, chi non è iscritto, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete con i vostri amici, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella boys!